tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito BBCraft. Andremo a sperimentare ovviamente con la resina, perché la postazione è quella, e andremo a sperimentare con questo kit. Questo è il codice, l'ho preso appunto dal sito di BBCraft. Sono 10 mini tele con dei mini cavalletti. Ve le ho mostrate nell'unboxing e siete state ovviamente curiose di vedere cosa avrei combinato con queste mini tele, ed è arrivato giusto il momento per sperimentare. Quindi andremo a sperimentare ovviamente con la resina. Io la resina già l'ho miscelata, ovviamente ho utilizzato la resina epossidica, quella della Resin Pro, dove il componente A e B, il rapporto è di 10 a 6, e ho miscelato esattamente 30 di A e 18 di B. L'ho girate per circa 5 minuti. Ovviamente vado prima a creare i colori con questa resina e poi andiamo a sperimentare insieme. Rieccomi. Allora, ho preso lo stampo più grande che avevo in casa. E poi ovviamente questa è la tela e ho messo questi 4 supporti in modo da lasciare la tela un po' più sollevata. Questi sono esattamente dei tappini per quanto riguarda le confezioni vuote dei glitterini. Non buttiamo via nulla e quindi andiamo ad utilizzare solo i tappini 4 in modo che vanno a fare da rialzo alla mia tela. La resina, come vi dicevo, eccola qui, è pronta, non fate cadere al bicchierino perché pure questo l'ho riutilizzato, quindi non sono i veri colori che andremo ad utilizzare, ma ho deciso di utilizzare questi 3 colori, il bianco, il dorato e il fucsia, e ovviamente anche un po' di trasparente, glitter, flakes, un po' di cosine in modo da rendere questa piccola mini tela un'esplosione di colori. Ovviamente l'ho creata dei colori che fanno pandan con la mia camera, perché il muro è rosa, ho alcuni dettagli sempre sul fucsia rosa dorato, le mensoline sono bianche, quindi ho utilizzato queste 3 varianti colori. Quindi adesso andiamo a sperimentare. Vado a prendere questi per andare a creare ovviamente i colori. Quindi metto un po' di trasparente in questi piccoli bicchierini per andare a creare i miei colori. Allora, aspettate, tolgo la tela, se no faccio un macello con i pigmenti. Vado a mettere un po' di fucsia qui. Mi raccomando, non miscelate mai la resina epossidica con questi bastoncini di legno, perché creano tante bolle. Quindi io questi li vado solo ad utilizzare esclusivamente per prendere e prelevare i glitter e i vari pigmenti. Poi prendiamo il dorato e vado a prendere ovviamente il dorato. Ed infine un altro bicchierino per realizzare il bianco. In questo bianco vado ad aggiungere anche questi glitter. In questo dorato vado ad aggiungere anche il glitterino dorato. Invece per questi pensavo a dei flakes. E anche qualche glitter fucsia. Ok, adesso vado a mixare il tutto. In questo dorato pensavo anche di aggiungere un po' di foglia oro, quindi un po' di foglia oro. Ok, questi sono i 3 colori, il dorato, il bianco e il fucsia. Prendo la tela
E eccomi, ho preso anche altri 4 di questi per realizzare anche ovviamente un'altra tela, quindi è un po' più sollevata rispetto all'altra. Ok, quindi procediamo con una tela per volta e vado a iniziare con il dorato. Iniziamo. Sono un po' agitata. Allora, parto dal centro. Carino. E adesso aspetto la catalisi, ovviamente. Rieccomi, questo è il risultato dopo 48 ore. Allora, come potete ben vedere, le due tele non sono venute simili, anzi questa tela qui ha molta più resina, ovviamente è catalizzata, e questa qui invece è scivolata nei bordi, infatti è anche più tenue come colorazione. Se vi ricordate, era un fucsia bello acceso e il colore è andato a finire tutto quanto nello stampo, e quindi prossima volta starò attenta a far riposare la resina oltre i 40 minuti. 40 minuti si vede che non è il tempo ideale per colare e per realizzare questo effetto con le tele. Quindi questo è il mio primissimo esperimento, sicuramente c'è tanto da studiare, tanto da imparare e capire dove ho sbagliato. Diciamo che questo risultato qui mi piace di più rispetto a questo, che qui in alcune parti si nota anche la tela. Un'altra piccola cosa che non andrò a rifare è quella di mettere appunto i tappini, 4 tappini per ogni tela. Prossima volta ne andrò a utilizzare un solo supporto, al limite messo centrale, perché il retro, vedete? Qui sul retro sono presenti questi scartini dove erano appunto posizionati i tappini, quei tappini lì. E quindi prossima volta magari andrò ad utilizzare un solo supporto per evitare appunto quei residui dietro la tela. Il risultato carino, però ovviamente si può sempre migliorare. E adesso vi mostro anche queste tele nella mia camera.